13 ore di trasferimento per arrivare all'approdo dopo i 12 giorni di navigazione. La decompressione dopo il taglio del nastro del traguardo della Transat CIC è di fatto il vero premio. Un'alba perfetta accolto a New York Alberto Bona Class40 IBSA, che alle 4 del mattino dell'11 maggio ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Upper Bay, passando sotto il ponte da Verrazzano, dove Short Team e il Team IBSA lo aspettavano. Un viaggio magico di 2 ore ha condotto Alberto Bona all'ormeggio, dopo l'iconico passaggio davanti alla Statua della Libertà e attraversando, come in un sogno, uno dei waterfront più belli al mondo, una scenografia composta dai grattacieli di New York. Ed eccolo qui Alberto, provato e sorridente, come solo un navigatore solitario può essere dopo 3.000 miglia di mare. Ecco la sua avventura raccontata in banchina. No, è stata dura, sì, dall'inizio. Io sono comunque contento di essere arrivato dall'altra parte con IBSA ancora abbastanza in forma, diciamo. Abbiamo trovato delle condizioni in cui non avevamo navigato spesso. Abbiamo fatto questo giro di una depressione da nord, che nelle regate che facciamo solitamente non capita spesso, quindi delle condizioni per tanti giorni molto forti di poppa, al limite un po', no, del tra il tirare la barca e comunque sopravvivenza, no? Quindi è stato sicuramente interessante. Poi noi nella seconda, chi era un po' più dietro, la seconda depressione l'ha presa un po' più forte, quindi abbiamo avuto ancora più mare. È stato comunque un bello spettacolo. La seconda depressione c'era veramente tanto mare. Ma sì, ho avuto subito un problema che mi ha rallentato il primo giorno, perché ho avuto un problema su una vela e quindi ero un po', mi ha un po' sconcentrato questa cosa qua. Poi in realtà ho rotto il tiraggio del timone, quindi ho dovuto fare una strambata non prevista quando nell'approccio alla depressione. Adesso dobbiamo capire se abbiamo preso qualcosa in acqua o se invece è semplicemente un danno strutturale. Comunque abbiamo una zona delaminata a prua, quindi facevo un po' più attenzione quando ero a mura sinistra. Mi aspettavo peggio, nel senso che comunque non abbiamo avuto delle... cioè potenzialmente può essere molto peggio, secondo me, come durezza delle condizioni. Abbiamo avuto delle condizioni comunque sempre vivibili. Infatti a me dispiace un po' di non essere stato al 100% in alcune fasi, perché in realtà la meteo è stata molto fortunata, no? Abbiamo avuto la depressione difficile, certo, ma alla fine siamo arrivati anche abbastanza centrali. Siamo stati nelle acque fredde al nord per poco tempo. Abbiamo avuto un paio di notti con l'acqua a 5 gradi, e quello veramente è un po' estremo su queste barche qua, il freddo così a bordo, quando bisogna manovrare tutto, e sicuramente tante cose imparare anche queste. Il risultato non è che dobbiamo nasconderlo, cioè non è quello che ci aspettavamo, non è l'idea con cui eravamo partiti, però la bellezza di ste regate è anche quello, no? Che c'è una parte di avventura, c'è una parte che non si può controllare tutto quello che ci succede. E quindi dobbiamo fare i conti con questo risultato, che poi alla fine, visto com'è andata, secondo me sono ancora contento, perché adesso abbiamo comunque una barca che ha sistemato questo problema, è pronta per la prossima regata. E nella flotta ci sono stati danni molto brutti e bisogna anche essere contenti di quello che abbiamo.